23 al 26 ottobre a Milano si è tenuta Meccatronica, la mostra delle tecnologie per la produzione industriale. Robot, automazioni, sistema di visione e controllo, capace di ottimizzare il processo produttivo. Protagonista della mostra, 180 imprese. Andiamo a scoprire la fabbrica del futuro. Diciamo che allora l'importanza di questo evento è perché si presentano le nuove tecnologie, dove noi in Italia per fortuna siamo ancora fra i leader mondiali, al pubblico. Quindi tecnologie che possono essere applicate su tantissime, scusate gioco di parole, applicazioni, ma che non molti non ancora le conoscono, non sanno esattamente che cosa potrebbero fare. Lo scopo di questo evento, e specialmente l'area che stiamo, dove siamo in questo momento, che è l'area quella riservata alle università, è proprio perché i centri di ricerca portano l'innovazione. A seguire ci sono tutte le aziende che applicano già in molti casi queste tecnologie, oppure che da queste tecnologie hanno trovato delle soluzioni innovative e importanti che tengono alto il nome del Made in Italy. Mosmec è un'azienda, diciamo, giovane, infatti nasce nel 2007. È un'azienda che, come il nome dice, identifica moduli per meccatronica. Infatti ci rivolgiamo a tutti quei costruttori di macchine d'assemblaggio che possono utilizzare i nostri prodotti. I nostri prodotti li riteniamo all'avanguardia tecnologica, abbiamo delle fasce, diciamo, di prodotto, tra cui abbiamo le basi vibranti Mosmec basate su tecnologia piezoelettrica, poi abbiamo alimentatori e sgrovigliatori di molle per sistemi automatici, cilindri meccatronici e anche, diciamo, delle pinze pneumatiche. Beh, l'azienda è un'azienda nata 30 anni fa, nata con, come tutte le, si parla molto adesso di start-up, noi eravamo una start-up 30 anni fa, partendo in cantina, in veranda, per poi arrivare a questo livello, nel senso che siamo un'azienda intorno che occupiamo 90 collaboratori e facciamo circa 15 milioni di fatturato. Esportiamo il 90%, essendo macchine speciali, ma poi, cioè, dipende da anni. Per esempio l'anno prossimo esporteremo solo il 50%, perché il 50% sarà per l'Italia. Quante tecnologie per un abito che è praticamente sartoriale per le vostre aziende? Benissimo, proprio questo, noi facciamo proprio il vestito su misura a qualsiasi nostro cliente, in modo che sia elegante e che faccia bella figura. Il nostro lavoro è questo e abbiamo uno staff veramente di giovani che si aiutano, che fanno questo, e lavoriamo molto per la crescita della nostra azienda. La nostra azienda è il capitale umano, ma come sapete che il capitale umano è giusto che cresca, che vada nel mondo, importante, lavoriamo molto per tenere la conoscenza interna. Open innovation e essere sempre al passo coi tempi. Noi come azienda ci occupiamo principalmente di macchine e impianti per assemblaggio, realizziamo impianti di medio-grandi dimensioni concentrate soprattutto in tre aree applicative, direi grosso modo il 30% nel settore gas e energia, 50% nel settore automotive e un 20% nel settore meccanica in generale. Nella fiera presentiamo una tipologia di macchina che è abbastanza diversa dal nostro standard normale, e quindi sono impianti di medio-grandi dimensioni totalmente automatici. In questo caso presentiamo una macchina che è invece completamente manuale e segue i canoni della Lean Production, quindi è una tipologia di produzione che vorremmo provare a spingere sul mercato italiano, perché i volumi produttivi si sono ridotti drasticamente, la necessità di adattare i lotti di produzione alle ridotte capacità produttive delle aziende richiede una tipologia probabilmente di macchina diversa da quella alta capacità produttiva che normalmente forniamo sul mercato. L'azienda nasce come produttrice di automazione, quindi di handling nella fattispecie. Poi negli anni si è evoluta in diversi settori, nel settore dell'elettrico con una serie di sensori e nel settore dello stampaggio a materie plastiche con una serie di componenti legati all'estrazione del pezzo stampato dalla pressa. Negli ultimi anni abbiamo poi portato quello che è il componente di automazione elettrica da una trasmissione, da una movimentazione pneumatica a una movimentazione elettrica, quindi con tutta la gamma definita meccatronica. Quindi oggi Gimati presenta alla Fiera della Meccatronica un panorama, una serie di prodotti che vanno da una serie di pinze, possono essere parallele, angolari, radiali, corsa lunga, corsa breve, adattatori rotanti, tavole rotanti e attuatori lineari tipo slitte o guida lineare di circolo sfere con trasmissione a motore lineare, quindi un panorama completo di quello che è oggi la meccatronica nella fattispecie.